adesso lo studio professionale dell'anno Tax Compliance. Il premio va a Carnat & Partners. Andiamo a leggere subito la motivazione per la comprovata capacità di costruire modelli di compliance integrata per le aziende in grado di mitigare anche i rischi fiscali. Per aver saputo portare alla creazione di un tax control framework e all'adesione al regime di adempimento collaborativo che permette di innovare i rapporti con l'Agenzia delle Entrate. E allora Carnat & Partners, come avete sentito, collegato con noi c'è Ascensionato Raffaello Carnat, Managing Partner. Ben trovato, buonasera. Buonasera, grazie tantissimo. Buonasera. Grazie a lei. Allora, ha sentito la motivazione, queste motivazioni sono ricche di significato perché già mettono sul tavolo, insomma, la vostra competenza e il bisogno in qualche modo anche di trasferire a chi ci segue la vostra competenza stessa. Chiedo anche a lei un commento, insomma, sul premio, sulla base di quello che è successo anche questi mesi. Guardi, sul premio, insomma, siamo veramente molto felici, perché ora parlo io ma rappresento tutto lo studio, quindi tutti i colleghi e i collaboratori che ci hanno consentito di conseguire questo importante risultato. Risultato che conclude creando un nuovo principio, come la nostra tradizione, tanti anni di impegno e di dedizione nella materia della compliance e in particolare anche nella compliance fiscale. Noi storicamente come approccio abbiamo sempre cercato di rendere le normative, anche quelle più complesse, facilmente fruibili dai clienti, quindi non abbiamo mai amato degli approcci di tipo adempimentalistico, quale il rischio vero della cooperative compliance è proprio questo, quindi di creare delle sovrastrutture di regole, di procedure, di controlli che poi siano difficilmente alimentabili nell'ambito delle organizzazioni. Quindi abbiamo oramai da tempo collaudato un meccanismo che noi definiamo di compliance integrata, che ha il vantaggio di valorizzare anche per le finalità fiscali dei controlli o delle attività già in essere all'interno delle organizzazioni. Quindi non concorriamo, come ci piace dire, a creare delle sovrastrutture burocratiche, viceversa creiamo le condizioni affinché nell'ambito delle organizzazioni con minimi interventi si riesca ad essere compliance con più normative. Nel fare ciò abbiamo una consapevolezza di metodo, di gestione dei rischi. Siamo resi conto negli anni che cambiano i nomi dei rischi, ma le metodologie di mitigazione di questi sono francamente molto, molto simili. Quindi, senza voler banalizzare un concetto, siamo riusciti, mi riferisco in particolare alla motivazione del premio, in una azienda molto complessa, una grandissima multinazionale farmaceutica, peraltro affiliata italiana di un gruppo multinazionale dove c'era pure la complessità di dialogare con la casa madre, siamo riusciti a creare un modello di compliance fiscale che è stato sottoposto alla valutazione dell'Agenzia delle Entrate e che è stato alla base che ha consentito di fatto al cliente di essere ammesso al cosiddetto regime di adempimento collaborativo. Certo, poi l'innovazione con l'Agenzia delle Entrate l'abbiamo sentito anche nella motivazione, no? Quindi innovazione è altra parola clou di questa serata. Esatto, è corretto. Noi abbiamo, devo dire, abbiamo trovato terreno fertile nell'Agenzia delle Entrate, perché pure i funzionari, tanti, con i quali ci siamo confrontati, hanno molto apprezzato il metodo, l'approccio utilizzato, al punto che hanno poi chiesto anche degli ulteriori chiarimenti che immagino abbiano utilizzati per altre necessità e non per lo specifico cliente. Quindi bisogna di sicuro innovare rimanendo comunque nei cardini della tradizione della professione. Certo. Oggi
anche l'emergenza, no? Questa situazione del tutto o comunque ampiamente in attesa ci rende ancora più consapevoli della scelta fatta a suo tempo di innovazione. Quindi agilità, flessibilità, ma con ciò senza trascurare i contenuti. Poi sono il discrimine, no? Tra un lavoro ben fatto e un lavoro che certo, non dà nessuna certo, utilità. Certo. Ecco, proprio in 10 secondi prima di salutarvi, che cosa si sente di dire a chi ci ascolta e che insomma in qualche modo deve prendere appunti rispetto agli esempi che portiamo oggi? Io mi sento di dire, guardi, che le aziende sono già overload di controlli, di adempimenti, per cui il professionista, ma anche il manager, deve avere l'umiltà per analizzarli, per conoscerli, mettendoli a sistema e semplificando, assumendosene la responsabilità, l'organizzazione. Così facendo la compliance fiscale diventa effettiva, ma soprattutto l'azienda non lo vive come un ulteriore peso, il tutto a vantaggio del business, quindi della capacità dell'azienda di fare reddito, di portare a casa i risultati. Va bene, grazie allora anche per questo consiglio. Grazie a Scienzionato Raffaello Carnà, Managing Partner di Carnà & Partners, naturalmente, complimenti ancora. Grazie.